Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i segni della varicocele nei bambini. La varicocele è una condizione in cui le vene che drenano il sangue dai testicoli diventano ingrossate e dilatate. Questa condizione può comparire anche nei bambini e negli adolescenti. I segni e i sintomi della varicocele nei bambini possono includere sensazione di peso o disagio. Molti ragazzi con varicocele possono sperimentare una sensazione di peso o disagio nello scroto. Questa sensazione può variare da lieve a moderata. Dolore o fastidio. In alcuni casi, la varicocele può causare dolore o fastidio nello scroto. Il dolore può essere descritto come sordo pulsante. Visivamente evidente. Talvolta, la varicocele può essere visivamente evidente. Quando un bambino è in posizione eretta, potrebbe notare o essere in grado di sentire una massa di vene ingrossate nel testicolo, spesso descritte come simili a una sacca di vermi. Questa massa è più evidente durante il Valsalva, ad esempio, quando si espira fortemente. Differenza di dimensione tra i testicoli. A causa della varicocele, un testicolo può essere più grande dell'altro. Dolore acuto o disagio durante l'attività fisica. Alcuni bambini possono avvertire un aumento del disagio o del dolore durante l'attività fisica o lo sport, specialmente quando è richiesta una maggiore pressione intra-addominale. La varicocele può comparire anche in età pediatrica ed è importante consultare un pediatra o uno specialista in urologia pediatrica se si sospetta che un bambino possa avere una varicocele. La diagnosi può essere effettuata attraverso una valutazione fisica e talvolta tramite ecografia. Il trattamento può essere raccomandato se la varicocele causa sintomi significativi o se si sospetta che influisca negativamente sulla salute o sulla crescita del bambino. Il trattamento può comportare un intervento chirurgico per legare o occludere le vene dilatate. Tuttavia, non tutti i bambini con varicocele richiedono necessariamente un trattamento e la decisione di trattare o monitorare la condizione sarà basata sulla valutazione medica e sulle esigenze individuali del bambino. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.